È arrivato il momento di imbottigliare il nostro limoncello. Ok, adesso verseremo. Spettacolo. Guarda che bello, guarda che bello. Adesso vediamo un po', lo coleremo. Che profumo! Questo l'avevo fatto con le bucce quando avevo fatto il gelato al limone e mi dispiaceva buttare le bucce. E allora, dato che erano le naturalmente delle bucce edibili, ho detto mi faccio il limoncello. Avevo l'alcol famoso che avevo preso a Livigno. Fare danni, lo versiamo. Dette le bucce, guardate come sono chiare, cioè non hanno più sul giallo, dentro lì il giallo. Praticamente dovrebbe bastare riempire queste due bottiglie. Procediamo. Ecco qua, ho travasato 500 ml qua dentro. Prima bottiglietta di limoncello. Procediamo anche al secondo. Che emozione! È 2 mesi che sto aspettando. Eccoli qua! 2 belle bottigliette da mezzo litro di limoncello. Dopo procediamo all'assaggio. Facciamo anche le etichette. Limoncello 2024. Bellissime. E uno due. Bellissime, sono quelle della Tescoma, le etichette veramente eccezionali per le marmellate, per tutto, come vedete anche per il limoncello. Annata 2024. Il limoncello, proviamo a vedere. Allora, non avendo il bicchiere del limoncello, questo lo facciamo andare bene, eh. Proprio un goccino. Ho fatto anche raffreddare il bicchiere.
Allora, alcol, profumo di limone c'è. Proviamo, salute. Si sentono tutti i gradi che può avere. Mamma mia. Questo oltre che farvi digerire, per essere la prima volta che lo faccio, è molto forte, perché è fortissimo. Io penso che se riesco a berlo tutto, mi raccomando. Comunque, è venuto anche il limoncello. Buona serata. No, non lo bevo tutto.